Voi avete mai sentito parlare dell'Odissea? La storia di Ulisse? Siete stranieri stasera. Avete riso così fino adesso, bene. E niente, spiego brevemente il prologo perché la cosa non è ancora pronta. Però il prologo è molto semplice. Troia, la città di Troia, viene attaccata dai greci e per 10 anni avviene questa battaglia. Ma i greci non riescono a abbattere le mura di Troia, non riescono a entrare. Finché a un certo punto Ulisse, il nostro eroe, Ulisse ha un ingegno, diciamo, fa costruire un cavallo di legno in cui vengono inseriti dentro tutti i soldati greci e di notte poi succederà quello che vedrete. Allora, dai Fortunato, vieni. Qua. Dai, sbrigati. L'Odissea facciamo adesso, eh? Ho studiato tutto, eh? Bravo, dai. Tutti. Cosa mi fai fare stasera? Ti Ulisse? Faccio... No, una parte più importante. Più importante, sì, dimmi tutto. Il cavallo. Cavallo. Bello come parte. Il cavallo. Sì, il cavallo, dai. Neanche non mi fermo. Dai, è bello, fai il cavallo, dai. Cavallo di legno, dai. Che è un pony quello lì, un fai pony. Un cavallo, dai. Vai, c'è da firmare qui. Dai, non può niente. Pacco al prossimo giro. Fortunato, smettila. Fai il cavallo, dai, il cavallo. Ascolta un pochettino, te sai chi sono io? Sono Aceto, il più grande fantino di tutti i tempi. Cosa c'entra con l'Odissea? Ho fatto tutti i fari di sera. Cosa c'entra con l'Odissea? Aceto, non conosci Aceto? No. Non conosci Aceto? No. Ta fermo lì che te lo do io a promemoria. Dai! Stai qui, qui. Il cavallo deve fare, dai, fai il cavallo, dai. Come devo fare? Cavallo, fai il cavallo così. Oh, dai, ecco. E il cavallo era un cavallo. Cosa fai? Bagna cavallo. Ho bagnato anche Lugo, scusa. Dai! La smetti! Cosa l'ho fatta poi? Bagna, te ti devi vendicare tutte le volte. Allora, dai, il cavallo, dai. Tirate una bagnata. Pioveva quel giorno. Pioveva che Dio l'ha mandato. Dai. Guarda che allora. Ci su da fare il cavallo, eh. Dai. Allora. Dai, cavallo, venite a fare soldati greci voi, dai. Vai, facciamo i soldati. Fate un'alluvione. Allora, fai così con le braccia, dai. Ok. Ok, dai, dovete entrare dentro il cavallo, dai. Ma scusami, da dove entrano? Oh! Adriano, prima vestito da donna, poi così fai una figura, eh. Dai, dai. Da allora. Perché da lì devono entrare? No! Adesso, ecco, dai. Che hai fatto? Pioveva. Apri le braccia, ecco, ecco sotto, dai. Questo bella quella è di ho bagnato anche Lugo. Dai. Madonna mia, che puzza! Che le ha scelto? Ma sta fermo lì, te lo dai. Basta! Vedete di fare aceto, eh? Dai, coccante. Vai fermo! Oh. Cazzo, cavallo. Siete dentro il cavallo di Troia. Bello. Non si vedono proprio. E adesso che è troiane, ecco, troiane. Dai, va il draccone! Dai! Dai. Ecco il troiane. È il cavallo di Troia. Sì. Voi vedete questa cosa? Però si sono sprecati sti greci. No. Ma di San Marino. Dai. Oh, ma sono troiani o sono di Sassuolo? Dai. Dai. Vabbè, dai, dentro, va. Portalo dentro, dai, portate dentro. Vai, via, qui, dai. Dai, via. Ti raccomandato. Cosa fai? Ti raccomandato il cavallo, ma dai. Va bene. Schifo sta cosa. Ecco, infatti di notte nella città di Troia avvengono feste, perché loro pensano che sia un regalo. Feste, giochi, dai. Feste, dai. 77, le gambe delle donne. Quaterna. Esco la Troia. Dai. Adriano. Allora, la finiamo lì dentro. Oh. Non sei scemo, però, così. Nonostante ciò, però, i greci riescono a uscire dal cavallo e ammazzano gli uomini, violentano le donne, dai, dovete andare, vai, via, violentano le donne, uno spargugno, no, cartella, e violentate, sesso, dai, vai, che si bomba, no, te sei il cavallo, sta fermo lì, te lo do io proprio, no, basta, dai, te lo taglio, va bene, no. Miseria. E finalmente i greci riescono a vincere questa cosa, riescono a vincere i troiani. Oh. E da qui, signori, inizia il viaggio di Ulisse. Oh, ho preparato una che lascia perdere. Prendi questa. Oh, ma... Ma chi sei te? Oh? Dimmi chi sei. Il viaggio d'Ulisse. Passa qui, vale. Era ovvio. Faccia anche uno schioppo te, dai. Mamma mia. Te sei fortissimo, ma chi sei? Oh?
Sono il fatto di Enzo Biagi. Ben fuori, ben fuori. Dai. Il viaggio di Ulisse. Inizia nella spiaggia. La spiaggia? Dai, qua. Oh, questa è la spiaggia. Ho mangiato il frigione, posso fare il bagno oggi? Non faccio il bagno qui sotto, voilà, mi tuffo nell'acqua. Dio mio! Cosa fai? Sto male! Cosa c'entra? Aiuto! Cosa aiuto? Aiuto, sto male! Mi cosa fai? Cosa fai? Mizza! Non ci posso credere! Lo fai? Cosa fai? Spira, cazzo! Cosa? Ma cosa fa? Chi cosa sei? Faccio? Lo so, sono Mitch, cosa faccio? Che? Lo salvo, no? Ma che cos'è sta roba? Baywatch! Ma che Baywatch? Cioè, Bay... Parte che... Baywatch Notch! Lui è Baywatch Notch! Voglio dire... Tu non devi fare... Dobbiamo far capire alla gente che è una spiaggia, è una spiaggia, dai! Tappeti di coperte... No, basta! Ho detto una spiaggia, vai fuori! Mangia il cocco bello che ti cresce l'uccello! Dai! A te ti cresce anche il capello, vai! Oh, madonna mia! Dai, allora Giacomo, tu sei Ulisse e devi chiamare nella tua barca i soldati. Oggi pomeriggio si parte per le 14.30 con una veduta panoramica di Rimini, Miramare, Riccione, Adriatico, Porto Verde, Cattolica. Sosta di un'ora nel porto di Cattolica. Prezzi adulti 14.000, bambini fino a 10 anni, 10.000. Prezzo è compreso. Uno spuntino di pepe. Dai! E vino romagnolo. Basta! Grazie! Basta! Dai, no, va bene, dai. Fallo bene. Attenzione, madame, mi siete. Basta! House! Giacomo! Dai, non capisci niente. Devi chiamare i tuoi compagni sulla barca, dai. Compagni! Oggi pomeriggio si discute davanti alle cancellate. Dai! Un sciopero metà meccanica. Non c'entra niente i comunisti, va bene? Non c'entra niente. I comunisti? Dai, allora non c'entra. Dai. Oh, santa vergine. Maroni! Il primo mistero. Finito? Posso andare avanti? Sono che deficiente. Scendete. Vabbè. Passiamo al primo punto, perché qui il primo punto è il pezzo su Polifemo. Vieni, dai, forti, dai. Ecco, no, il pezzo devo fare adesso? Il pezzo su Polifemo è un pezzo importante. Faccio, no? Quello che uccide Polifemo. No, tu fai la caverna. La caverna. Dai. Vai il cavallo, la caverna. Va bene, va bene, dai. Facciamo, dai, fai la caverna. Dai, falla bene, la gente deve capire che ci troviamo in una caverna. Ambientazione della caverna, dai. Ambientazione, siamo in una caverna. Si capisce. La caverna! Cos'è? Che ha? Cos'è? Cosa fa? Cos'è? Che ha? Cos'è? Stiamo facendo... Ti togli? Cosa fa? Mi dice cosa c'entra? È un cartone animato, Giacomo, basta, va bene? Oh. La caverna, quella che voglio dire io, devo dare un promemoria! Dai! Non si può dare, Giacomo! No, basta. Capisco. In quanti l'hanno capita questa? Alzi la mano! Merda! C'ho sempre di più! Spiegatela a quelli che non l'hanno capito. Allora... Martedì ci sono i corsi di... Allora, caverna... Gumaro. I greci entrano dentro la caverna! No, basta, basta! Dai, sono traforo del Monte Bianco, ma non lo so! Basta! So. Delle belle parti, allora dai, entrate dentro la caverna. Piano, una alla volta. Appena entrano dentro la caverna, i soldati sono tranquilli. ignari, dai, fate. Così, ecco, così, no? Ma Ulisse subodora qualcosa.
Eh? Cosa fai? È Aceto che... No! Capisci che c'è un qualche pericolo! E infatti tutto ad un tratto arriva, fai Polifemo, dai, Polifemo. Fai Polifemo, dai, qui, arriva da qui Polifemo. Oh! 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 Ecco, oh! Allora! No. Maurizio! Dimmi. Dove sei? Bella porca! No! Dai! Scusa. Polifemo è un gigante, così, dai, voi siete più piccoli, dai. Sei più basso. vabbè, no? E allora cosa succede? Cosa succede? Te, per sruffianarti Polifemo, gli offri il vino, ti ricordi il vino? C'è un po' di galassi, senti? No, il vino, dai. No, è buono, buonissimo il vino. Buono! Cos'è? È aceto. Aceto? Il più grande vino d'Italia. Dai! Te lo scrivo? Me lo scrivi? Ti do promemoria. Basta questa storia di promemoria, dai. Allora cosa succede? Però a un certo punto... Polifemo si incazza. Dai, sì, e chiede il nome, devi chiedere, come ti chiami, chi sei? Vai. Straniero! Yes! No, yes, dai! Cumbrare! Dai, che il tuo nome? Il tuo nome qual è? Il mio nome? Eh? Il mio nome è Nessuno. James Nessuno. Ma che James Nessuno? Dai, no, no! Vabbè, Polifemo muore, va bene, basta, deficiente, dai! Basta! Passiamo! No. Oh! Basta!